progetto, stiamo presentando due artisti contemporanei tra i più di spicco del panorama contemporaneo italiano. Sono Alex Pinna, scultore, e Matteo Massagrande, un pittore, un padovano, e Alex Pinna invece ha frequentato l'Accademia Brera ed è attivo nel panorama artistico contemporaneo da diversi anni. Abbiamo presentato entrambi gli artisti in galleria in autunno, nell'autunno-inverno, Matteo Massagrande con una bellissima mostra tra ottobre e novembre e Alex Pinna tra novembre e dicembre. Beh, un ottimo pubblico, vedo che c'è molto interesse in generale. Galleria, abbiamo pensato, dopo la presentazione a Palazzo Reale a dicembre del catalogo edito da Schirà e curato da me e da Federico Sardella, che l'Arte Fiera Bologna fosse un ottimo momento per incontrare il pubblico dal vivo e presentare il catalogo. Inoltre abbiamo scelto di presentare pochissime opere in stand che provengono dalle due mostre che abbiamo realizzato nel 2017 a Palazzo Riso, curata da Corà, e al Marca di Catanzaro, curata da Bruciati, anche perché sono due ottimi musei ma a volte un po' lontani, e quindi la possibilità di far vedere al pubblico di Bologna, che è sempre molto numeroso, queste cinque opere realizzate da Turissimetri tra il 2015 e il 2016. Al momento c'è ancora poca gente, però noi ci troviamo in una situazione un po' in fondo alla corsia, speriamo che insomma il pubblico arrivi come ogni anno. Abbiamo un solo show di una giovane artista italiana che si chiama Pamela Diamante, e quindi abbiamo questa personale dove ci sono vari lavori e abbiamo cercato un po' di racchiudere tutte quelle che sono le sue, insomma, gli elementi che lei utilizza come tipo di supporto, dal video al segno grafico, la fotografia, eccetera. Abbiamo scelto noi di partecipare come solo show. Ci sono, comunque c'è qualche persona interessata ai lavori, comunque c'è molta curiosità, abbiamo iniziato da pochissimo, quindi insomma, speriamo che proceda bene così come è iniziata.